Alziamo lo sguardo al cielo e ascoltiamo la voce di Matteo, un piccolo angelo che con il suo sorriso vuole illuminare di amore il cuore di tutti, tutti voi. Sono anch'io, lui dice, un bambino speciale e sono qui con voi. Quando sentite il vostro cuore battere, io ci sono e per tutte le persone che mi vogliono bene vi abbraccio con le mie ali. E poi l'amore infinito che sento ogni giorno da mamma e papà è nell'aria e si appoggia sulle mie nuvole. È stato dedicato a Matteo, un piccolo angelo speciale, il concorso sociale organizzato dal centro ippico Il Cuore Oltre l'Ostacolo, dove ragazzi speciali e normodotati hanno partecipato insieme ad una manifestazione unica nel panorama equestre. L'emozione è tantissima, no? Il cuore quanto batte! La nostra unicità è il dono più prezioso che abbiamo. E il sorriso di questi ragazzi speciali è la conferma della loro bellissima straordinarietà, la riprova che i limiti, spesso, sono solo negli occhi di chi guarda. E forse domenica 20 febbraio al maneggio di Albignasego in provincia di Padova qualche barriera è stata superata. Gian Maria Salvò, istruttore federale che si dedica all'attività equestre assistita, spiega e accompagna i bimbi nella ricognizione del percorso fatto di ostacoli appoggiati a terra, per permettere davvero a tutti di sentirsi sicuri. Il suono della campanella dà il via e così la passeggiata può iniziare, un esempio di reale inclusione sociale attraverso l'attività sportiva. Far vedere proprio che i bambini speciali, quindi che hanno delle difficoltà motorie, riescono veramente a fare qualsiasi cosa e non ci sono barriere con questi meravigliosi animali che sono i cavalli, e che permettono veramente a delle persone che a volte non riescono ad ambulare, ma riescono veramente a prendere in prestito gli arti dei cavalli e poter sentire e assaporare la libertà. Veramente è stata una giornata toccante, ha riempito il mio cuore, mi ha fatto crescere, ogni volta io imparo qualcosa di nuovo grazie a questi ragazzi. La cosa che risulta proprio evidente è come tutti questi ragazzi speciali si approccino, si avvicinino al cavallo, salgano in sella e mantengono dall'inizio alla fine un atteggiamento così sorridente, così gioioso. E molto spesso anche si vede una naturale manifestazione di gratitudine e di affetto nei confronti del cavallo. E quindi alla fine, per assurdo, che cosa succede? Succede che il maggior benessere e la maggior sensazione di gioia la prova proprio chi guarda, chi ascolta, chi diciamo da fuori allo steccato si osserva. Ecco, questa relazione fantastica, fantastica, profondissima tra il tecnico a terra, il cavallo e il ragazzo speciale. In campo tanti ragazzi speciali, assistiti da Gian Maria, a bordo del rettangolo un pubblico di genitori, amici, nonni, cittadini e un clima di condivisione e festa. A dare assistenza nell'esecuzione degli esercizi e non solo c'è anche Manuela, mamma di Consuelo, una bambina super speciale, come la definisce lei, che ha raggiunto la qualifica di coadiutore proprio per dare la possibilità a questi bimbi di mettersi in gioco. Loro si sentono veramente uguali. Danno quella sicurezza, si sentono veramente oltre, perché stare su un cavallo non è proprio cosa semplice e facile, e loro riescono a farlo con ancora più naturalezza dei ragazzi normodotati. I cavalli questo lo sentono tantissimo e appoggiano proprio i ragazzi con disabilità ad affrontare loro questo percorso. Quindi io dico ai genitori: provateli, portateli, non abbiate paura, perché ci sono persone esperte come il nostro istruttore Gian Maria che sanno accompagnare i ragazzi ben oltre ad ogni aspettativa. A testimonianza dell'impegno del Comitato regionale di rendere il mondo dell'equitazione sempre più accessibile a tutti, è stato costituito il nuovo Dipartimento per la riabilitazione e l'inclusione sociale di Fise Veneto, con due obiettivi principali. Uno è quello di fare chiarimento e aiutare concretamente lo sviluppo dell'ambito della riabilitazione, della terapia, dell'integrazione, quello che appunto è tutto un discorso che riguarda l'equitazione in senso stretto. L'altro è quello di lavorare perché ci si accorga che c'è tutto un mondo attorno all'equitazione, e quel mondo è un mondo aggregativo.
nostro impegno, anche il mio impegno, soprattutto legato all'ambiente sportivo, è quello di far conoscere queste bellissime realtà di inclusione sportive. Come ho notato, ci sono parecchi cittadini, peraltro di Albignasego. Loro sono i protagonisti, i nostri bambini a contatto con il cavallo. Quindi rinnovo il mio impegno, ecco, di supporto a questa bellissima realtà. Praticare sport significa anche praticare amicizia, tra le persone certo, ma anche con i cavalli, splendidi animali naturalmente intelligenti e sensibili che rendono l'attività equestre assistita, pur nella sua complessità, estremamente semplice e armoniosa. Il cavallo ha la possibilità di, insieme a questi bambini speciali, di trovare un canale, una comunicazione che a volte solo loro riescono e noi non riusciamo, quindi sono loro che veramente a volte ci insegnano qualcosa di più, perché hanno una sensibilità, i cavalli, che è incredibile. Un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è stato alla fine, quando fanno il saluto finale, vedere il ragazzo che accarezza il cavallo, il collo, gli accarezza anche il muso, il naso, e in alcuni casi i cavalli sono stati quasi più di un minuto con le narici sul collo di questi ragazzi. E io non so che cosa si siano detti, ma sono certa che loro sicuramente si sono capiti. E la condivisione, sempre tutti insieme, anche della premiazione e del podio, è la giusta conclusione di questa domenica davvero eccezionale.